Oscar, accomodati qua. Grazie. Senti, so che tu lavori in ospedale. Lavoro a Sant'Angelo Lodigiano, piccolo un paese dell'Etna. Beh, però è un paese che è diventato, sì, come dire, famoso, tristemente vicino, famoso. Esatto, perché molto vicino a Codogno. Un ospedale, sì, molto impegnato. Tu sei stato in prima linea, quindi, sì, con, esatto, sì, con il Covid. Sì, sì, sì. Senti, ma tu da giovane volevi fare il musicista, questa, sì, è la tua, certo, aspirazione. Certo, sì. E io so che però il tuo figlio piccolo suona la tromba ed è, sì, molto bravo, sì, potrebbe avere un futuro da musicista. Ma io glielo auguro, sì, è un sogno che io ho e spero che lui lo possa fare veramente, perché comunque è una bella cosa, cioè la musica è gioia e armonia. Ecco, tanto sei elegantissimo. Grazie. Perfetto. Grazie. Per affrontare, grazie, il palcoscenico. Grazie. Vai Oscar. Grazie, 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 grazie a te, grazie, ciao. Grazie, ciao. Nella mia vita vorrei tre figli. Il primo lo chiamo Diego Armando. No, no, lo chiamo... Lupo, lo chiami Lupo il primo. Perché Lupo? Perché è bello il nome. Lupo. Lupo. È un po' cupo Lupo. No, non è vero. Capisci niente dei nomi proprio. Come li chiami questi figli, dai? Allora, i miei figli, Salvatore come papà, sicuro. Poi piacerebbe chiamarne uno Pino Daniele Maccaro, non lo so. Sì, senz'altro. L'altro Maradona, forse. Diego Armando Maccaro. Ecco. Oppure chiamo Gigi D'Alessio, senza cognome. Senza nemmeno cognome. Però un solo Gigi D'Alessio, tutto un nome. È una bella figura. Tu sei il trombettista. Beh, io ero lì dietro perché, essendo un'anziana signora, mi siedo. Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore cieco siamo noi di sbieco, un battibecco nato sul letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, up, un po' di down, silenzio rotto per un grande sound. È un po' Cappani, la voce di Cappani, c'è la voce di Cappani. Pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, Cappani, facili occasioni di Cappani, per difficili concetti, anime purissime, bruttissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Dai, girati. Anche il Valentino. E tutto l'universo chiuso in una stanza. E l'abbondanza dentro la mancanza. Tiriamo e basta. Solamente tutto quello che cerchiamo, che vediamo, per poterti dire che ti amo. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare quando io sto male, viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male, viceversa. Bravo. Non ha convinto Loredana. Ciao. Grazie. Come ti chiami? Mi chiamo Oscar Luigi Cecco Scalfaro. Oscar Luigi Scalfaro. Più o meno. Quanti anni hai? Ho 61 anni. Di dove sei? Sono di Graffignana, un piccolo paesino in provincia di Lodi. Senti, Oscar Luigi Scalfaro. Cecovic. È questo il tuo lavoro?
No, 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 sono un operatore sanitario, lavoro in ospedale. Bravo, da, bravo, bravo. A 40 anni. I nostri eroi, i nostri eroi. Spero prossimo la pensione. Quindi... Ti devo fare i complimenti perché questo Grazie. Brano di Gabbani, un artista che io stimo molto, non è facile da cantare. È vero. Quindi ti devo fare i complimenti, soprattutto nella ritmicità Grazie. Del testo. Sì. Mi è piaciuta questa parola, Clementina. Ma è ritmicità, non è che hit, il quoziente... Hit... Poi nell'inciso hai visto com'era preciso, cioè, anche con l'intonazione. Grazie. Perché lo swing, il flow... Il bravo! Mi è piaciuto questo, il flow. Quest'anno mi piace più degli altri anni. Quello solo l'anno scorso l'hanno fatto. Non è allora sì, ma l'anno scorso. La, io ho notato una grande somiglianza con Gabbani appena iniziato a cantare. Infatti chiamavo Loredana, dicevo sembra Gabbani. No, lui ha detto Cina mi sembra Dolce e Gabbani, hai detto. Dolce e Gabbana. Grandissimo. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Anche questa è una battuta ragazzi. Alla Clementino. Lo vuoi imitare Gigi? Lo vuoi imitare? Hai ragione, hai ragione. Ti è piaciuto? A me è piaciuto. Bravo, no? Io che hai detto. Bravo Oscar Luigi. Sei però piaciuto se, a tre. Però se vieni con me Oscar, già devi venire perché il tuo nome comincia con la O. Lo sapevo, qui. Ecco, saresti già di casa, no? C'è la stirpe di Orietta che sta O. Sì. Anche i miei cani cominciano con la O. Otis. Otello Otis. E Olimpia. Eh beh, si chiama l'orso bruno, brutto piccio. Sì, è orso, se comincia con la O. L'uovo sodo. Oscar, ci sono tre persone che ti contendono. Vieni con me in squadra. Tu Gabbani, io napoletano, facciamo Neapoletani Scarma. C'è Orietta, che è no, la storia, c'è Clementino. Devi venire con me, dai Oscar. E ci sono io. Io andrei con tutte e tre. Cioè, ma non si può, tutte devi scegliere. Tre. Non si può, sono veramente indeciso. Allora, io... Siamo pronti? Allora. 3, 2, 1... Orietta Berti! Ah!